No, non hai sbagliato sito. Questa è proprio Radio Bau. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-bau. Ed eccoci a Weekend Donna, ospiti dell'area di Urban Pet, e ho incontrato un mio paesano. Volevo ricordarvi, lo dico spesso, sono di Torino e sono dovuto venire fino a Weekend Donna per incontrare Paolo Roggero, uno dei dog sitter tra l'altro più famosi in Italia e uno dei dog sitter, dopo che l'ho conosciuto in questi giorni, più buoni d'Italia. Ciao Paolo. Ciao Davide, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Bau. Allora, è uscito il tuo nuovo libro, che a parte questa copertina accattivante con questi golden con i loro cucciolotti, in realtà racchiude un pezzo della tua storia, un pezzo della tua vita di cui tu vai assolutamente orgoglioso. Sì, io sono particolarmente orgoglioso di aver avuto l'occasione di scrivere un secondo libro, perché il mio primo libro era stata inizialmente un'autoproduzione, perché una casa editoriale che si occupava di tematiche animaliste, dopo aver letto il mio manoscritto, mi disse che insomma era una roba pietosa e che non avrebbe letto nessuno. Aiuto! E quindi in lacrime mi rivolsi a un amico, un libraio, che mi disse: ma non disperare, dai, autoproduciti, vedrai che se va bene 30 copie le vendi. Insomma, dopo solo 2 settimane dell'autoproduzione il mio libro andò a gonfie vele, perché 1000 copie vendute in solo 2 settimane. Dopodiché un libraio segnalò questo caso editoriale ai librai e agli editori. Gli editori si fecero sentire, mi pubblicarono, insomma, e arrivamo alla 4ª ristampa di questo libro, primo in classifica in tutte le feltrinelle d'Italia. E ciò che mi commuove, mi intenerisce molto, è aver trovato il calore e l'affetto delle persone che hanno capito che io non ero un medico veterinario, che non ero un etologo, insomma non ero nessuno di così importante come avevano insomma descritto. In realtà io ero semplicemente un dog sitter che amava il suo lavoro, che amava i suoi animali, che cercava di migliorarsi nella relazione e in quello che faceva. E quindi è un libro che contiene un grande carico umano, che molto probabilmente ha intenerito le persone che l'hanno letto, e questo ha sicuramente favorito, diciamo, l'ampliamento di questo lavoro editoriale. Nel frattempo, ovviamente, facendo un lavoro di relazione, dovendomi insomma in qualche modo aiutare a gestire meglio il mio lavoro, ho fatto dei percorsi formativi, quindi insomma sono diventato un educatore cinofilo, un operatore di zoantropologia. Tutto questo continua a non fare di me un veterinario, per cui io continuo a restare nel mio orticello, felice di essere il dog sitter che sono, di essere la persona convinta che gli animali siano esseri senzienti, che siano in grado di capire, che hanno bisogno di essere aiutati. Io credo che gli animali non debbano obbedire l'uomo, ma devono collaborare con l'uomo come fanno da sempre, quindi il mio compito è quello di favorire gli autocontrolli, cioè trasferire delle competenze agli animali di cui mi occupo. Sono particolarmente emozionato di essere qui a Radio Bau con Davide, perché insomma è una grande occasione per rivolgermi al pubblico che segue Radio Bau, perché i miei libri sono semplici, quindi non sono manuali tecnici, non vogliono dire nulla di quello che è lontano dalla relazione col cane e con i loro proprietari, perché dietro ogni cane e ogni gatto di cui mi sono occupato c'era sempre comunque un essere umano, quindi diciamo che i protagonisti dei miei libri sono gli animali, ma dietro come sfondo ci sono anche le persone, quindi la relazione, l'importanza del rapporto umano. Paolo, ci hai raccontato che hai seguito più discipline, hai fatto un sacco di corsi, ieri parlavamo, abbiamo fatto tutti i nomi possibili che ci possono venire in mente legati alla cinofilia italiana e non solo, sì, anche estera. Quanto di te è rimasto dopo tutti questi corsi? Quando vai e ti avvicini a un cane che dici: mamma, questo potrebbe essere un cane che ha qualche problema, mi hanno chiamato, perché quando ti inchini davanti al cane è una domanda che faccio a tutti: quanto, certo, rimane di Paolo Roggero, sì, e quanto scatta questo file che sfoglia tutti quanti, che sfoglia tutti, dice no, Tizio dice che devo fare così, Caio dice che dovrei fare così, tu quando ti inchini invece dici Paolo fa così. Sì, io allora, tra le altre cose sono docente di corsi formativi, perché ho organizzato con molta difficoltà inizialmente dei corsi per formare dog sitter, perché anni fa io ebbi molte difficoltà proprio ad avere dei riconoscimenti, certo, a istruirmi e cercare di migliorare la mia professione. Quindi insieme a un team di professionisti, medici veterinari, etologi, ho organizzato questo dog tour che abbiamo portato in giro un po' per l'Italia.
E devo dire che nonostante i miei corsi di formazione io continuo a fare il monello, per cui ogni volta che mi avvicino un cane non lo faccio nel metodo giusto, vado a dormire col mio cane nonostante poi dica nei miei libri che non lo si deve fare. Insomma, sono davvero un monello, però in realtà poi ho compreso tantissimo, questi corsi di formazione mi hanno aiutato, mi hanno sicuramente hanno messo un po' una cornice a quello che istintivamente era la mia relazione col cane. Mi hanno dato una mano, però ritengo che i fili che muovono una relazione con il cane siano fili molto profondi. Penso alla relazione con il cane o con il gatto, che portano una relazione nella nostra vita, un po' come il riconoscimento di sé nel mondo, ci affermano, ci riconoscono. Questo è un po' più complicato con gli esseri umani, per cui a volte sento dire che i cani sono migliori degli umani, che... Ecco, io credo che si debba imparare un po' tutti a capire che bisogna stare in armonia con tutti. Paolo Roggero, il nuovo libro si intitola Una cipolla a quattro zampe. Se volete sapere perché si intitola così, non glielo chiedo, comprate il libro. E casomai potete anche andare sul sito www.radipolibri.it, da un caso pietoso a un caso editoriale. Soprattutto quello che voglio dire è un caso che ci racconta quanto voler bene agli animali fino in fondo, sempre crederci, possa dare delle soddisfazioni e soprattutto le possa dare anche a voi.